Ils sont d'une Nouvelle-Zélande, ils sont d'une Amérique, ils sont d'une Asie, ils sont d'une... de partout en Afrique. Hein. Pour le plus bel, de tout ce que voyage, les cours quand tu arrives sur le Giulia, tu commences à dire Albernina, puis tu viens giù, sei, en chie, tu viens hors Malugia et tu viens la Bargaia. Quel est proprio le plus bel calé. Questo posto qui là, le parier est le plus bel posto del monde. Bon, c'est clair. Magari par une calé mia proprio da qui là, c'est un peu dur de vivre. Ma une calé crache sur qui là, je pense qu'elle va tourner en 3 kg. Et mi si un bel po' gemba, Le chilo è la Marianne, l'indaccia Nuova Zelanda parla ora in scia, però io penso che tu torna sempre più giù in chilo in scia. Ah sì, sì, e speciale di malura da tornare in dre. Tenere torna senza stare da conta, che sarà pit, che mi è sua rampiniera. Sarà giù una della prima volta che si è rampiniera e si è chilo. Si è bello se tutti volessero andare in montagna. Bon. E c'è perché il mio mestiere le guide in scia, io sono sempre in montagna e io venire sulla montagna proprio con i salvadili, con la roba che l'ho in scia e per me è un'accesa. Penso mia che arrivassi a stare in un luogo in cui le mie montagne in scia. Per te è un'accesa, in cui la dice la mamma, la si accesa nella montagna e invece l'accesa è insomma un magazzino in cui mette la si roba. Se no, appena che il pol vai a dormire nella montagna lì. E la montagna, le montagne, è un ca... Là, in quel lato, ha saltato mia ora. La montagna è troppo bella in scia. E dare l'energia per fare Margutta. Pensi mia che sei giù in mezzo a Zurigo, giù per Dubai, che ha una grande energia. Energia da venire accesa, da venire nella montagna. Un cianciamino inglese, senti. Sulla via là. Tutti in bagaglio. Io giù da andare da 20, se sono in Nuova Zelanda, però sempre che pensi là. E la mia bargaia, e per sempre tornare in tre. Pensare agli antenati che erano giù da vento, ma erano giù tanti dalla famiglia che erano andati da vento come panettiere, in cui era mia laurea, che erano in bargaia. Andati tanti fino in Nuova Zelanda, erano in... Ma anche in parenti in Nuova Zelanda. Anche in parenti in Nuova Zelanda, che lavorano la gente. E penso che loro l'avranno fatto un bel po', essere la gente, e pensare alla montagna. È bella la Nuova Zelanda, la montagna è tanto chilò, ma è la stessa, manca quel vargottino. Oh Mary, eh? Ja. Ah, e Sasha mi è sempre piaciuto, proprio la scomanzare con Alba per andare in montagna, toccare il mio granito e dopo aver rampignato che viene in mano di mulagin. E dopo c'è giù la fortuna che è fatta l'esa e portare giù tutti i sacchi. C'è sempre giù quella smagna di sacchi. Cerchi di studiare e capire in cosa si comportano e cosa, in cosa si muovono, in cosa i sacchi fanno. Con il movimento rivere per su montagna, tanto quella che mi ha chilò. I sash che erano in la valle, erano originariamente si formavano nell'oceano marino e per quel che erano in sciverti, sale il tipico roccia dell'oceano marino. Quelle che erano allunghine, le tutte serpentine. Serpentinite, quelle è il tipico dell'oceano. Tutta la parte che l'ho è il. Bernina. Dal Bernina e l'Engadina, era parte della. Dalla platta africana, invece quel che è giù dalla Bargaia è la platta dell'Europa, quindi le proprie chilò che le nì insieme a questa platta tettonica e durante la formazione della Alpi. Ah, che bellezza! Scusa le rampiniere sulla. Sul calcio. Ah, le bellissime. Le bellissime, sono nel paradiso. Sì, proprio una bellezza. Per fare l'Engadina ti diventa il paradiso, quella non c'è già.